andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo The Last of Us parte 2 da questo punto. Siamo in pattuglia con Ellie e Edina. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Ehi, com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kat sembra un argomento tabù. Sì, perché... In realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. No, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Va bene. Puoi legare qui Shin. Tra l'altro anche i cavalli sono fatti benissimo in The Last of Us parte 2. Forse i migliori che io abbia mai visto una cosa spettacolare. Sono presenti in Red Dead Redemption 2. Lì no, sono assolutamente perfetti. Qui però sono comunque fatti davvero bene. Credo che gli animali in generale da ricreare per un videogioco siano difficili, in particolare i cavalli con i tanti movimenti muscolari che hanno. Qui comunque anche i movimenti naturali della coda sono fatti davvero bene. Allora, seguiamo un po' Dina. Senti qua. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Sì, effettivamente è un bellissimo panorama. Comunque il dovere ci chiama, dobbiamo fare la nostra pattuglia. Prima di allontanarci qui dal balcone, recuperiamo qui questa nota da aggiungere sul diario. Una nuova voce del diario, possiamo anche darle un'occhiata subito. E ci siamo. Torniamo pure indietro. Con chi facevi questa strada? Jesse? Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Eh già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Di qui. Allora, Dina ha aperto la strada per la prossima zona, però prima di seguirla andiamo qua dentro perché c'è qualcosina da recuperare che ci sarà utile qui nell'armadietto. Dovrebbero essere dei colpi per il fucile. Ottimo, andiamo avanti, adesso seguiamola. Forza, vai avanti tu, Dina. Fatto, possiamo salire noi.
Lì c'è una macchinetta automatica, ma è completamente distrutta. Firmiamo. Cos'era questo posto? Era una torre radio. Allora, prima di firmare il registro, entriamo in questa porta subito a destra, perché ci sono alcuni pezzi da recuperare qui nello schedario, diciamo. Anche qua sotto nel cassetto c'è qualcosina. Ottimo, vediamo qua che cosa c'è. Ehi, scommetto che questo bong era di Eugene. Ah, ora è mio. Me l'ha regalato. Hai portato anche l'erba, per caso? Ah, magari. Eugene non usciva mai senza. Vabbè, dovevano passare il tempo in qualche modo. Comunque, abbiamo recuperato anche qui i pezzi. Diamo un'occhiata in giro se c'è qualcos'altro. Un paio di proiettili per la pistola e nient'altro, quindi firmiamo il registro per la pattuglia. A posto, tutto Niente. pulito, firmato da Ellie. Non c'è altro. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. Ed eccolo lì a destra, la torre. È quel paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Ed è quella la nostra prossima Torniamo ai meta. cavalli. Ok. Senti, ma sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti. Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Stai bene comunque. Va bene. Ringrazio. Ottimo, torniamo pure ai cavalli. Là. Continuiamo la nostra esplorazione, Io vediamo un spero di po'. morire come Eugene. Chissà Per cosa un troveremo. ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, no, sei troppo spericolata. Senti chi parla. Beh, probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. Sai come finirai tu? No, indovino, mi ucciderai tu? Ah, ti ho rovinato la chiesa! No, forse. Fanculo. Scusa. Vabbè. Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Infatti, prima di proseguire è meglio smontare un attimino da cavallo e controllare queste Cosa sai di case. questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Partiamo da Vai, questa Stacy. casa diroccata a sinistra. Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? Allora, qui nel bagno ci sono un paio di pilloline per i potenziamenti. Curti se vai per due. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. Oh no.
In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Diamo un'occhiata anche qui al cassettino vicino al letto. Qualcuno poteva uscire di nascosto. Con lo slittino. È un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo? E c'è un documento. Ok. Magari ti suono qualcosa. Ok. Una lettera a Babbo Natale. Di che parla Curtis? Anche qui dove c'è il comò, guardiamo. Sono due ex comando che disertano per combattere i cattivi. In questo film. Per sicurezza guardo con l'altra visuale in alta visibilità se abbiamo dimenticato qualcosa. Quello più giovane, Viper, è un super ninja. Uno con le palle. Quanti anni ha nel primo film? 10. Quanti film hanno fatto? A posto. Possiamo uscire? 4 direi. Gesù. Joel ha visto l'ultimo al cinema. Assurdo, vero? Già. Allora, te qualcuno gira ancora dei film? Per forza. Qui abbiamo finito con la prima esplorazione. Magari se la passano tutti come noi. Andiamo a controllare questo camper. A sopravvivere. Beh, io compongo canzoni. Se ci fosse una telecamera. Ehi, un attimo. Esistono dei pezzi originali di Ellie? Perché non mi hai mai suonato nulla? Beh, non lo so. Coraggio, voglio scoprire stasera. Allora, qua non c'è niente. Sul letto ci sono 7 pilloline. Adoro i camper. Sono come case portatili. Secondo te la gente viaggia sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Prima dell'epidemia. E altri pezzi qui, anche nel cassetto. Viaggiato per tutto il paese. Magari anche all'estero. Un giorno ci andremo. Vediamo anche qua se abbiamo dimenticato qualcosa, ma sembra di no. Già si è messo in testa di andare in Canada. Ho sentito parlare di un'enorme cascata e ora vuole vederla. Sul serio? Non ce la vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. L'ultima casa da controllare è questa qui, con la macchina sotto la tettoia. A sinistra c'è un'altra carta collezionabile. Il Tesseractor. Oh, questa mi manca. È una delle tue carte dei supereroi, giusto? Ah, sì. Ottimo. E poi dovrebbe esserci qualcosa nel cassettino qui dove c'è l'abat-jour. Altri due potenziamenti. C'è ancora qualcosa qui nel cassetto. Munizioni per il fucile, assolutamente sì. Va bene, abbiamo recuperato tutto quanto. Diamo un'occhiata anche ai documenti. Abbiamo letto tutto e visto anche le carte. Ottimo, possiamo tornare ai cavalli. Andiamo avanti noi, Dina? Ah no, vuole andare avanti lei. Ah, qui prepariamoci per un bel salto. Là. Calma. Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Allora, equipaggiamo l'arma lunga, più adatta per la pattuglia. Merda.
si sentono dei rumori da dentro l'edificio. Come cazzo sono entrati? Soprattutto come entriamo? Vieni, di qua. Qua ci sono delle tracce, quindi da questo lato possiamo entrare. C'è già qualche movimento. Eccolo lì, c'è un infetto. Proviamo a non fare rumore. Andato. Uno in meno. Per il momento. Dietro al supermarket. Buona idea. Sì, qui in questa primissima parte non c'è niente. Usciamo dalla finestra. Entriamo qui nel bagno perché c'è qualcosina da recuperare sul lavandino. Ci sono delle pilloline. E le munizioni della pistola sono al massimo. Poi siamo ritornati dove eravamo prima, adesso avanziamo di qua. Facciamo che stordirlo, va. Stai bene? Sì. Aggredisci i nemici storditi per infliggere danni elevati. E questa è un'ottima strategia, soprattutto contro alcuni nemici. Com'è entrato quel runner? Già, bella domanda. Magari quelli non troppo grossi. Allora, prima di abbandonare la zona, controlliamo qui. C'è un pezzo. Qual è il record di infetti uccisi in una pattuglia? Penso che risalga un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata. Controlliamo tutti i cassetti. Tu? Io 20 una volta. Erano in gruppo. Cazzo. Oggi potresti migliorare il tuo record. E non c'è altro. Quindi anche qui abbiamo finito. Possiamo anche andarcene. Le tracce di sangue continuano fuori dalla finestra. Vieni di qua. Vediamo come va. Allora io mi occupo di questa a destra. Vai Dina, tu hai l'altro. Perfetto, se l'è cavata benissimo. Qui vicino al magazzino però ce n'è un altro, eh. Recupero la bottiglia ma non la voglio usare ancora. Vediamo chi c'è. Sono due. L'ultimo, perfetto, lo ha gestito Dina. Allora, diamo un'occhiata qui in giro in cerca di oggetti. Sono finiti? Sì, a quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Per il momento. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori. Allora, non dovrebbero esserci altri oggetti qua dentro. Diamo un'occhiata solo dietro al bancone. Questa è una bottiglia, ma siamo già più che a posto. Va bene. Torniamo fuori. Fammi salire. Va bene.
Ok, vai. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Perfetto, allora troviamo un modo. Passiamo sotto al camion, magari, che qui sotto conviene. Ellie, tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Accidenti, è spuntato fuori dal nulla. Allora, entriamo subito nel container qui dove c'è il camion. Ci sono alcuni pezzi da recuperare. E basta. Poi proviamo a entrare qui nella zona di scarico merci. C'è qualcosa qui dall'altra parte del container. Altre pilloline per i potenziamenti. E un documento. Ok, possiamo tornare indietro. Come arriviamo sul tetto? Non lo so. Sì, per arrivare là sopra ci serve per forza il camion. Quindi proviamo magari a passarci da sopra. Con un salto in corsa. Da questa parte. E voilà. Sono dentro. Anch'io. Allora, qui dove ci sono le cassettiere, c'è qualcosa. Munizioni al massimo, però. Qui sotto la TV. C'è qualcosa? Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Ecco finalmente il kit medico, volendolo possiamo creare con appunto l'alcol e il panno. Ecco il nostro medikit, effettivamente il runner di prima ci ha ferito. Aspettiamo un attimino prima di curarci, tanto per il momento siamo tranquilli. Allora, non c'è altro. Ma sì, dai, curiamoci, va bene. Ok, così Dina è più tranquilla. Qui ci sono spore. La maschera. Ecco. Va bene. Ricorda. Non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Sono qui da parecchio a giudicare dalle spore. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì. Allora,
Controlliamo prima di tutto la stanza qua a sinistra. Non lo so. Non siamo sopra. Scendiamo al piano terra. Qui c'è un'altra bottiglia di alcol. I materiali sono disponibili in unità. Per creare un oggetto servono materiali completi. Effettivamente qui c'è l'icona, diciamo, della metà dell'oggetto, quindi dovremo poi recuperare parti complete. Qui ci sono dei pezzi e sembra basta. Diamo un'occhiata per sicurezza. Va bene. Proseguiamo da questo lato. Questi infetti combinano un casino. Allora, su questa bacheca c'è un indizio molto importante per capire qual è la password di una cassaforte qui vicino. Qui c'è il mese in cui è stato eletto il miglior dipendente tra i dipendenti, e ci servirà in particolare la data luglio 2013 di questo cane. Prima di proseguire di là nello stanzone, entriamo in questa stanza più piccolina, diamo un'occhiata in giro. Allora, qui nella cassettiera, le munizioni sono al massimo, siamo stati bravi a gestire, diciamo, le munizioni. Adesso possiamo già aprire la cassaforte. La combinazione 07 20 13. Appunto è la data in cui il cane è stato eletto dipendente del mese. Cazzo, ha funzionato. E c'è il jackpot, quindi un sacco di pezzi, pilloline utili e un altro po' di alcol. L'indizio principale si trova in questo documento. E appunto il cane è stato eletto dipendente del mese, quindi quella era la password della combinazione, diciamo, della cassaforte. Anche qui siamo al massimo, do un'occhiata con l'alta visibilità, ma abbiamo preso tutto quanto. Torniamo pure qui nell'altro stanzone. Altre pilloline per i potenziamenti. Qui possiamo anche rompere il vetro delle macchinette automatiche con, diciamo, il quadrato per l'attacco veloce. Possiamo prendere questi snack curativi immediati. Qua nella cassettiera non c'è niente. Qui vicino al microonde invece c'è un panno completo. Allora, non dovremmo aver dimenticato nulla, tranne l'altro snack che non possiamo recuperare perché siamo già a posto, quindi andiamo avanti. Qui dovremo sistemare un po' questi clicker facendo molto piano, perché comunque sono super sensibili al rumore. Se non sbaglio, contro i clicker Dina non prende rischi, quindi dovremo gestirli noi.
Vediamo di aggirare quello lì. Stronzi ciechi mi danno i brividi. Allora, possiamo ripulire il resto dell'edificio. Li abbiamo sistemati, quindi siamo, e poi scappiamo di corsa. Momentaneamente scappiamo al volo. Tranquilli. Qui con le bottiglie siamo a posto. Andiamo qua nel cassetto. No. Diciamo dove ci sono tanti infetti comunque sensibili al rumore, preferisco non sparare, diciamo, quando possibile. Non voglio attirarli e mettermi nei guai. Allora, apriamo il passaggio di qua. Dina, un aiutino? Eccomi. Voglio farti un regalo. Accetto sempre i regali. Allora, prima di accettare il regalo da Dina, facciamoci un giro qui nella stanza, perché qui ci sono delle pilloline per i potenziamenti, dell'alcol e soprattutto altri potenziamenti. Qui ce ne sono due e poi dovrebbero essercene ancora qua, sono 11, tantissimi, anche qui 12, quindi è meglio controllare molto bene questa stanza. Ottimo, non c'è altro. Quindi prendiamo pure il regalo di Dina. Tieni, grazie. Una Molotov. Ci sarà senz'altro. Attenzione. Molto molto utile. Lo so bene. Non è finita. Allora, possiamo creare la Molotov, che ha la stessa ricetta del Medikit. Ne creo già subito un'altra. E andiamo avanti oltre questa finestrella. Qui ce ne sono diversi. Non ce la giochiamo. Primi runner. Vediamo. Allora, ci sono davvero tanti nemici qua. Per sicurezza preferisco eliminarli in più fretta possibile. Vorrei provare proprio la Molotov. Tanto li attiriamo tutti lì. Poi gli lanciamo subito una Molotov. Andate tutti lì. Bruciate per bene. Sono tanti, quindi serviranno più Molotov. Adesso li voglio attirare di nuovo lì. Così sistemeremo più velocemente chi rimane eventualmente. Ma dovremmo aver finito. Sono tutti morti? Sì, pare. Ottimo. Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Con un paio di colpi ce li siamo tolti tutti di mezzo. Francesco, stiamo facendo numeri da paura. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto.
ti meritiamo una pausa. Assolutamente. Eh sì, concordo con Dina. Ecco qui alcuni oggetti lasciati dai nemici. Allora, adesso per stare più tranquillo controlliamo con l'alta visibilità se ci sono degli oggetti che ho dimenticato. Ah, controllo prima qua tra i banconi. Ecco, c'era l'alcol che mi era sfuggito. E qua? Ah, al massimo, vediamo un po' però. Possiamo crearci un altro medikit, direi, così siamo tranquilli, e un'altra molotov. Così facciamo spazio per i nuovi oggetti. E infatti adesso possiamo recuperare l'alcol. È un po' la strategia che ho sempre usato anche per il primo The Last of Us, cercare di creare il più possibile gli oggetti per poter recuperare, diciamo, gli oggetti per il crafting più tranquillamente, perché comunque se creiamo sempre oggetti avremo più spazio sicuramente per il materiale, per la creazione. Allora, qui nella prima parte abbiamo finito, lì c'è qualcosa che possiamo muovere, però anche qua dietro dove c'è il bancone del bar c'è qualcosa. Adesso basta, entriamo pure con la visuale normale qua dentro. Perfetto. Un altro pezzo di panno. Qui un magazzino completamente distrutto, preso di mira. E dovremmo aver finito, perché adesso siamo tornati nella stanza di prima, dove abbiamo iniziato la battaglia. Ottimo. Quindi possiamo assolutamente tornare qui indietro. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Ok. Ah, qui c'è un pezzo di corda. Sicuramente ci sarà utile. C'è un cavo. Perfetto. Dovrebbe reggere. Allora, proviamo a lanciarlo oltre quel condotto lì spaccato. Avanti. Sì, cazzo. Beh, vai avanti tu, Dina, che sei okay, la strada. Perfetto. Vado. Vai, vai. Stai attenta quassù. Sì, premendo L1 possiamo muoverci più velocemente anche sulla corda. Tocca a noi. Ah. Il tempo sta peggiorando. Quanto siamo lontane dall'avamposto? È dopo la prossima città. Va bene. Sarà meglio trovare un riparo che qua, con la bufera e gli infetti in giro, rischiamo troppo. Va bene.
Speriamo che non si perda Dina con questa bufera, perché non si vede davvero quasi niente. La tempesta peggiore. Andiamo indietro? No, impossibile! Siamo quasi arrivate! Va bene. Mi sa che è andata un po' troppo veloce. Dina! Proviamo a seguire la strada qua a sinistra. Dina, dove sei? Ellie! Grazie a Dio. Forza, di qua. Dove stiamo andando? Fidati di me. Ok, finalmente un po' di riparo. Qui chiudo io. Eri stata qui? L'avevo visto solo da fuori. Ok, diamo un'occhiata in giro. Beh, almeno anche i cavalli saranno un po' più riparati. Sì, è una biblioteca. Non sembra ci sia niente. Ah, qua c'è un passaggio. È chiusa con una catena. C'è qualcosa laggiù. Sembra un letto. Ci abita qualcuno. Ma come ci entriamo? Dovremmo cercare. Qui non entra nessuno da parecchio tempo. È una bella libreria grossa comunque. Ah, forse qui c'è un passaggio. Merda. Devo vedere, vabbè, cosa c'è lì dietro. Mi spiace, ma qua la finestra dobbiamo eliminarla. In questa stanza ci sono alcuni pezzi. Possiamo anche sbloccare la porta. Deve essere di Eugene. Anche se non serve, sicura? Diciamo. Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Altri pezzi qua? Chi l'ha nascosto? Diamo un'occhiata per sicurezza, ma credo di aver preso tutto quanto. Sì, qui fuori c'erano un bel po' di bottiglie eventualmente da lanciare contro la finestra. Entriamo pure nella prossima stanza. Sì, c'era Eugene qui. Ah sì, con la sua targhetta. Era nelle luci. Insieme a Tommy. Ah sì. E questo è un altro collezionabile che ha recuperato in automatico Ellie qui dalla bacheca in sughero. Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Addio. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Aspettiamo un momento prima di seguire di là Dina, perché qui sulla destra, nell'angolo per i bambini, c'è un altro collezionabile, diciamo, per il diario da aggiornare. Diamo un'occhiata alla nuova voce nel diario.
C'è qualche dettaglio in più su questo Eugene che a quanto pare era una luce. Allora, vediamo un po' se ha già contato tutto quanto. Il ciondolo, possiamo ricontrollarlo. Ok, così ritorna tutto quanto. A posto. Diamo un'occhiata qui attorno. Nella stanza a sinistra c'è un'altra carta. Vediamo un po' chi è. Laurent Foucault. Ah, è un cattivo, attenzione. È il CEO della Spark. Non c'è altro. Vediamo se qua da Dina c'è qualcosa di interessante. Qui no. Ci sono un paio di cassetti da controllare. Prima c'è un documento sulla scrivania. Oddio! Sono Tommy e Eugene. Sembrano due sbarbatelli. Eccoli là. Nel cassetto alcuni Luci, pezzi. stufe. Ci sarà un generatore da qualche parte. E un altro documento qui, nel cassetto. Una lettera per Eugene da parte di Lasciato la Claire. famiglia per le luci. Che roba. Ah, Eugene. Eccolo lì. Evidentemente ha fatto le sue scelte. Allora, abbiamo fatto praticamente il giro. Qui c'è la porta chiusa. Ok, Ecco ecco il aperto. generatore. Lo possiamo attivare in modo simile al primo The Last of Us premendo il triangolo nel momento giusto. Così va meglio. Oh wow. Un notevole banco da lavoro, Eugene. Con questi si possono modificare le armi. È perfetto, adesso lo proveremo subito. Al momento possiamo modificare la pistola o il fucile. Non abbiamo moltissimi pezzi, diciamo, per modificare tutto quello che vogliamo, quindi per il momento darò precedenza al fucile. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Migliorare la stabilità, capacità, mirino telescopico per avere un ingrandimento e i danni che però non possiamo modificare. Tra queste prime tre possibilità io aumenterei la capacità dei proiettili. Per avere 3 proiettili in più e più 65% di velocità di ricarica. Ecco un primo trofeo, talento artigiano, per aver fatto una modifica al tavolo da lavoro. Sì, può funzionare. E va bene così. Per Ottimo lavoro. il momento basta. Abbiamo fatto il pieno. Ah, guarda. Ellie, guarda a terra. Qua sotto c'è altra roba. Come si scende? Non da qui. Allora, prima di scendere, diamo un'occhiata bene qui alla stanza di Eugene perché c'è un dettaglio che non posso non farvi vedere. Qui Eugene si era creato l'angolino, diciamo, per rilassarsi con il televisore e una PlayStation 3, il primo modello, la Fat, con due controller. Vediamo cosa stava giocando. Uncharted 2. Capito. Alcuni titoli a caso. Va bene. Andiamo allora in cerca di Eugene.
di questa stanza segreta. Per sicurezza do ancora un'occhiata, ma dovremmo aver preso tutto quanto. Al banco da lavoro abbiamo fatto tutto. Qui c'è un armadio sospetto, eh. Forza. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Andiamo a vedere. Oh mio Dio, è erba. Quintali di erba secca. Ora tutto si spiega. Hai capito, Eugene? Ah, vediamo un po' che cosa aveva qua, una cassetta. Ehi, ha quel coso per il video. Il lupo allupato. Smash Brandy Scooch. Questi sono porno. Gusti interessanti, Eugene. Ah, pensavo fossero dei cartoni animati classici. Vabbè. Qui cos'altro c'è? Maria darebbe di matto se vedesse questo posto. Dove ha rimediato questa roba? Avrà impiegato una vita. Mi spiace che non me ne abbia parlato. Avremmo potuto aiutarlo. Qui c'è ancora qualcosa? Una maschera antigas. No, modificata. Dina, è un bong antigas. Oh, Gesù, era in gamba. Accidenti. Va bene. Allora, vediamo un attimino che cos'è questa cosa qua. Oh, che meraviglia. Sarà ancora buona? Perché l'erba va male? Scopriamolo. Sembra in difficoltà. Ah, ce la faccio. Cazzo. Dammi qua. Ah, certo, perché sei più forte. Ok, che... Già. Ma che cazzo ti salta in mente? Almeno l'ho aperto, no? L'odore è buono. Insomma, dobbiamo restare qui per un po'. Siamo intrappolate. Posso chiederti una cosa? Non lo so, tu prova. Su scala da 1 a 10. Dove 1 è assolutamente una schifezza. Mentre 10 è una folgorazione. Che voto daresti al nostro bacio di ieri sera? Perché ne stiamo ancora parlando se... L'hai definito un errore. Ho detto così? Io non ti capisco. Ti ho semplicemente chiesto un voto. Non lo so.
Io gli darei un 6. Un 6? Wow. La sufficienza piena. Ok. C'era troppa gente intorno. Sì, ma 6. Oh, perché? Comunque adesso voglio sapere il tuo voto. Non ci sperare. Sei un tipo irritante. Ma senti chi parla. Mi fai venire voglia di uscire in quella tormenta. Nessuno te lo impedisce. Puoi fare molto meglio di un 6. Va bene ragazzi, allora io mi fermo qui con questo terzo video della guida al platino di The Last of Us parte 2, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!